Eccoci. Allora, oggi giochiamo con i diagrammi dei casi d'uso. Nel senso che la settimana scorsa abbiamo fatto qualche ragionamento che ci ha portato a dire che all'interno di una specifica, un documento di specifica dei requisiti, una componente fondamentale è quella dei requisiti funzionali, e ci siamo detti che questi requisiti funzionali possiamo esprimerli in vari modi, ma quello che noi scegliamo di utilizzare è quello dei cosiddetti casi d'uso. Okay? Il caso d'uso rappresenta un obiettivo che un utente si dà nei panni di una figura, un attore, un ruolo, no? Che gioca nell'interazione col sistema, un obiettivo di breve termine. Un'azione che una serie di passaggi, un'azione composta da una serie di passaggi che ha un significato logico per l'utente, un significato utile per l'utente. Ok? Se io riempio a metà il form di registrazione a un sito, oppure riempio il form e poi non faccio la registrazione, non confermo il tutto, per me non è un'azione utile che porta a un risultato, che mi porta a raggiungere un obiettivo. Ho perso tempo, ho fatto cose inutili. Ma invece i casi d'uso sono le azioni che l'utente fa interagendo col sistema informativo che portano a dei risultati, dei punti d'arrivo utili per l'utente, nel quale l'utente riconosce il raggiungimento di un proprio obiettivo. Questa è un po' la definizione che avevamo dato. E abbiamo visto che questi casi d'uso si sintetizzano, si descrivono su due livelli diversi. Il primo livello è un livello grafico, che è quello su cui lavoreremo oggi, che ci dà la vista d'insieme di quali sono tutti i casi d'uso offerti dal sistema, perché ovviamente se l'utente può fare una cosa è perché il sistema è predisposto a fargliela fare, perché altrimenti l'utente può piangere, ma se non c'è quella videata, non c'è quella funzionalità, non lo fa. Quindi ci dà la vista d'insieme dei casi d'uso offerti dal sistema e contestualmente di quali sono gli attori che possono accedere a quali sottoinsiemi di casi d'uso, perché non tutti possono fare tutto, a seconda ovviamente dei privilegi che hanno, del ruolo che hanno nel sistema. Quindi abbiamo questa prima visione, diciamo così, di vista d'insieme, di indice, di diagramma complessivo, lo chiamiamo diagramma dei casi d'uso, anzi si chiama diagramma dei casi d'uso. Ok? Ovviamente oggi ci impariamo la grammatica relativamente semplice di questo tipo di diagramma, così come abbiamo già fatto per i due diagrammi precedenti. E questo ci dà la vista d'insieme, come dicevo, che l'utente, tutti gli utenti che possono assumere il ruolo, cioè impersonare l'attore customer, l'attore cliente, allora, tutti gli utenti specifici che possono impersonare questo utente possono accedere a questi tre casi d'uso, offerti dal sistema che si chiama ATM. Quindi questo rettangolo rappresenta l'intero sistema, o nel caso in cui il sistema sia complesso, uno dei sottosistemi di cui esso è composto, cioè in particolare il sottosistema con cui l'utente deve interagire per erogare quel caso d'uso. Cioè, immaginate ad esempio che ci sia un sistema in cui alcune funzionalità sono accessibili via web e altre sono accessibili via mobile, allora tu descrivi i casi d'uso nel loro complesso, ma poi definisci quali sono di pertinenza di una parte o l'altra, no, delle componenti del sistema. Dopodiché, da solo, la descrizione di un caso d'uso col suo nome dice abbastanza poco. Per cui dietro a ciascuno di questi casi d'uso ci vuole poi una descrizione che può essere più breve o più dettagliata. Una prima ipotesi, uno potrebbe pensare di avere come minimo sempre quelli che si chiamano i brief relativi a un caso d'uso, cioè un breve sommario di, quindi c'è da 2 a 6 frasi, diciamo mezza paginetta, che racconta che cosa succede, qual è l'obiettivo raggiunto dall'utente e cosa deve fare l'utente per poter raggiungere quell'obiettivo. Cosa deve fare l'utente, ovviamente, di concerto, e che cosa fa il sistema insieme all'utente. Questa, diciamo, è la descrizione minima. Quindi dietro ciascuno di quegli ovali, no, di questi casi d'uso descritti con un ovale, ci vuole la sua mezza paginetta che descriva bene cosa succede. Questo potrebbe essere un esempio, no? Dietro a questi vari casi d'uso, qui abbiamo l'attore che ha accesso al tale caso d'uso, l'obiettivo, e qui possiamo decidere che il nome del caso d'uso coincide con l'obiettivo che viene raggiunto,
No, sempre meglio, piuttosto che dare un nome generico, diciamo che cosa fai, registrazione, invio messaggio, modifica dell'area amministrativa e così via, e poi qualche frase che faccia capire all'utente o un potenziale utente di quel sistema, o un potenziale stakeholder del sistema, che cosa avviene lì dentro. Siamo nella fase, ricordiamoci a cosa serve tutto questo, a definire i requisiti funzionali, cioè che cosa fa il sistema, meglio ancora, che cosa il sistema permette agli utenti di fare, perché il sistema non è fine a se stesso, è finalizzato al lavoro degli utenti. Quindi attraverso queste frasette qua cerchiamo di capire, guarda, in quella funzionalità qui noi prevediamo che gli utenti fanno. Non vado a leggere anche il dettaglio di questo esempio, perché volevo solo darvi, cioè, un'idea, no, della lunghezza del livello di dettaglio, racconta che cosa avviene. Noi in realtà non useremo, quando descriveremo i casi d'uso, questo formato così, diciamo, sintetico, ma ci daremo un formato un pochino più analitico. A me non piacciono mai, no? Non piacciono mai i blocchi di testo in cui ciascuno può scrivere ciò che vuole, come gli viene quel giorno. Scriveremo in questo modo le stesse informazioni, ma con uno schema strutturato che impareremo più avanti. Ok? Una di queste righe, descritta sotto forma di brief, o descritta sotto forma di, come la chiameremo noi più avanti, narrativa, quindi un elenco più strutturato, corrisponde a uno dei casi d'uso richiamati nei diagrammi. Quindi in qualche modo il diagramma è un po' l'indice dei vari casi d'uso effettivamente poi descritti. Quindi la vera specifica sta poi qua. Ma come vista d'insieme è molto utile avere, diciamo così, i diagrammi. E quindi noi lavoreremo non con dei brief, ma con dei casi d'uso dettagliati, ma dettagliati in modo formale, in modo schematico, in modo... No, non ci interessa scrivere tante pagine, ci interessa però avere delle informazioni che siano facili da raccogliere. Ma sulle narrative dei casi d'uso, dicevo, lo vedremo nella seconda fase. Nella prima fase accontentiamoci di imparare, no, questo formalismo dei diagrammi di casi d'uso. Quindi nei diagrammi, vabbè, abbiamo appena detto, si può evidenziare solamente l'obiettivo, no, o gli obiettivi dati agli utenti, accessibili agli utenti, e invece l'UML, diciamo, come formalismo in generale, il formalismo UML e in particolare i diagrammi di casi d'uso in UML non permettono, non hanno definito una formalizzazione in nessun modo per poter descrivere il contenuto di dettaglio. Quindi noi non lo mettiamo, dovremmo darci un formato nostro, quello per il dettaglio, per le narrative, che non è UML, perché UML semplicemente è un aspetto che non ha specificato. Sarà semplicemente sulla forma di tabella, è una cosa molto semplice come struttura. Ma rimaniamo al diagramma. Quindi il diagramma ci permette di essenzialmente legare attori e casi d'uso. Attore chi è? È un utente o comunque un'entità esterna al sistema informativo che sto descrivendo, che interagisce con il sistema stesso. Interagisce, qui c'è scritto scambia informazioni, ma scambia informazioni cosa significa? Significa che ci sono delle fasi, dei momenti in cui l'utente, l'attore, fornisce, invia informazioni al sistema, e dei momenti in cui l'attore riceve informazioni dal sistema, quindi è il sistema che glielo dà. È un dialogo, ogni volta che interagiamo con un sistema, con un'interfaccia, un sistema interattivo, c'è sempre un dialogo fatto di più informazioni che vengono scambiate. Nel minimo caso è un dialogo con fatto di due passaggi, cioè una delle cose più dei tipi di interazione, dei casi d'uso più semplici che possiamo immaginare è, ad esempio, timbrare il biglietto quando saliamo sull'autobus, no? Poi biglietto cartaceo, biglietto contactless, è uguale. Tu fornisci la tua informazione, cioè metti dentro il biglietto su cui c'è scritto chi sei, se hai l'abbonamento, oppure semplicemente c'è scritto sopra che quel biglietto non è ancora timbrato, e la macchinetta fa bip. No? Questo è già un caso d'uso, timbrare il biglietto. In realtà sono tanti casi d'uso diversi, timbrare il biglietto se ho l'abbonamento, se invece ho il 10 corse, se ho la corsa singola, se ce l'ho cartaceo, se ce l'ho caricato sulla carta bip, va bene, sono sfumature.
ciascuno dei quali c'è un dato che io fornisco, dico chi sono, dico che il mio abbonamento è valido, dico che ho ancora del credito, è un'informazione che il sistema fornisce a me, anche sotto forma di un singolo beep che mi dice guarda che ho letto il tuo dato, l'operazione è andata a buon fine, ha avuto successo. Infatti nel caso in cui la macchinetta non faccia beep perché magari si è rotto il bipperino e voi non sapete cosa fare, l'avrà preso o non l'avrà preso, non so se l'interazione sia conclusa, quindi è solo un beep, no, non è solo un beep, è un'informazione che arriva importante, che è quella che mi permette di chiudere il caso d'uso. Allora, ho fatto un esempio tangibile, manuale, non col mouse o con la tastiera, no? Proprio per abituarci a vedere questo scambio di informazioni. Informazioni e conoscenze che prima l'utente va al sistema, dati che sono in mano, in possesso, in conoscenza oppure in possesso fisico dell'utente, che vanno al sistema e viceversa informazioni che ha il sistema che vanno all'utente. Noi dovremo decomporre le interazioni in questa serie di scambi di informazioni. Ma questo significa interagire. Sistema interattivo è il sistema in cui si scambiano informazioni. E questo scambio è sempre bidirezionale. L'unico caso in cui lo scambio di informazioni non sia bidirezionale, ne so, se avete un tabellone pubblicitario, lo guardate e basta. Se ci sono, come sono nei corridoi del Politecnico, i grossi schermi, i monitor in cui ci sono delle informazioni, l'informazione in un senso solo. Dal sistema all'utente. Ma non lo chiamiamo interazione quello. E non lo chiamiamo un obiettivo, non mi do l'obiettivo di andare a leggere quello che c'è scritto lì. È una funzionalità di un sistema, però non corrisponde a un caso d'uso, che può interessare l'utente, che permette l'interazione con l'utente. Ci sono anche altri tipi di interazione in cui l'informazione, non lo chiamo interazione, altri tipi di scambi di informazioni in cui di nuovo c'è la bidirezionalità al contrario, cioè dato che ha l'utente fornisce il sistema. Che so, entri in un negozio, hai il lettore di RFID che suona o entri o esci, conta il numero di persone che entrano o escono, oppure sente se tu hai, con l'antitaccheggio, hai su di te o nelle tue borse qualche cosa che non è stato toccato. Quella informazione, di nuovo, non è interazione. Non mi sento di interagire col contapersone nel momento in cui entro in un negozio. C'è un dato su di me che viene trasferito al sistema, quindi c'è un'informazione che io do al sistema. O nel migliore dei casi magari non do, nel senso che non do l'informazione che ho in borsa un capo rubato. Però sarebbe comunque informazione che viaggia in un senso solo. Di nuovo, non le chiamiamo interazione queste. Questo vuol dire che col modello dei casi d'uso non si riesce a descrivere qualunque aspetto di qualunque sistema informativo, ma solamente quelli interattivi e in qualche modo intenzionali, in cui l'utente abbia un obiettivo da raggiungere. Il resto sono comunque gli esempi che abbiamo fatto, che appunto non ho chiamato interattivi perché non lo sono, sono comunque requisiti funzionali, ma non li possiamo descrivere come casi d'uso. Quindi pensiamo sempre che questo attore abbia un obiettivo da raggiungere e questo obiettivo verrà raggiunto attraverso uno scambio bidirezionale di informazione con il sistema, con una parte del sistema, con alcune funzionalità offerte da una parte del sistema. E queste funzionalità sotto insieme delle funzionalità del sistema, il sistema magari ha 12.000 funzionalità diverse, ma a me adesso serve questa, una sola. Allora andiamo a parcellizzare quelle singole funzioni che il sistema può offrire ai singoli utenti in diversi momenti, in varie esigenze. Quindi i casi d'uso descrivono le cose che l'utente può voler chiedere di fare al sistema, indipendentemente da come è fatto il sistema, da come è strutturato, da quali tecnologie usa, da quali videate è composto, eccetera. Ma quelle sono altre cose, sì, saranno anche interessanti, ma non sono una vista funzionale. La vista funzionale dice che cosa faccio, che cosa posso fare, non come o con che cosa, con quale hardware, con quale dispositivo, o con quale tecnologia, o con che sequenza di videate, o dove sono messe le icone. Non ci interessa. Ci interessa che cosa l'utente può fare, quali sono gli obiettivi che l'utente può chiedere di raggiungere. No, questo è bello rimanere a questo livello funzionale, perché parlare dell'utente, perché ciò che l'utente può fare di solito
descrittivo del dominio, cioè su cui il sistema informativo lavora. Magari le tecnologie sotto possono cambiare, ma i casi d'uso principali rimangono. Perché quel sistema informativo, magari prima era web, poi diventa mobile, poi magari sarà sull'orologio, poi magari sarà col pensiero, ma le cose che devo fare sono sempre le stesse. E per fare una certa operazione, molto probabilmente il tipo di informazioni che si devono scambiare saranno sempre le stesse. Quindi se riusciamo ad astrarci, a non entrare troppo nel dettaglio subito, ma rimanere al succo della funzione svolta, facciamo un lavoro migliore, no? Più resistente al tempo, anche. Ok, quindi i casi d'uso devono essere definiti così, sempre che cosa l'utente può voler fare, o equivalente, che cosa il sistema può dover permettere all'utente di fare. Attenzione alla scelta dei verbi, l'utente vuole, il sistema deve, ovviamente, l'utente è quello che ha libero arbitrio. C'è una sottigliezza in queste definizioni che ci sono su queste slide che dicono che un attore potrebbe anche non essere un umano, potrebbe essere un altro sistema informativo. Adesso noi non andiamo in questo corso ad analizzare le problematiche dei sistemi informativi distribuiti, cioè più sistemi informativi che si scambiano informazioni tra di loro, però lo stesso ragionamento in qualche modo si può fare anche quando l'attore che interagisce col sistema è a sua volta un altro sistema informativo. Non ci pone grossi problemi se non fosse la vignetta fatta da Omino, ma semplicemente uno scambio di informazioni che si conclude quando, diciamo così, il cliente, il richiedente, in questo caso una macchina e non una persona, ha raggiunto il proprio obiettivo, quindi ha i risultati. Noi questo non lo faremo raramente, però non cambia di molto la sostanza essenzialmente. Quello che è importante è che il sistema nostro non è mai l'attore, è sempre il sottinteso, è sempre l'ambiente in cui i casi d'uso vivono. Quindi nel caso in cui un attore sia un sistema informativo, stiamo sempre parlando di un sistema informativo altro, diverso da quello che stiamo descrivendo, e quello che stiamo specificando. Dopodiché, diciamo che gli attori partecipano ai casi d'uso, quindi la relazione tra attore e caso d'uso è una relazione di partecipazione, normalmente, e si indica semplicemente con una freccia, cioè scusate, con una linea. Con una linea che collega l'attore al caso d'uso. Allora, queste figure indicano tre sfumature diverse. La prima sfumatura è il caso in cui, in un caso d'uso, possono eventualmente esserci più attori. Allora, in quel caso, si indica che uno di questi attori sarà un attore primario, principale, e gli altri sono attori di supporto. Nel 99% dei casi, in un caso d'uso, l'attore primario è da solo, cioè c'è solo un attore alla volta. Quindi è possibile che un caso d'uso venga svolto, realizzato dalla collaborazione tra più attori diversi. Normalmente, quando è così, uno di questi attori è colui che ha l'obiettivo da raggiungere e gli altri sono collaboratori di supporto in qualche modo. Ma nella maggior parte dei sistemi che usiamo oggi, l'attore è da solo. Quando tu interagisci col tuo smartphone per fare qualche cosa, sei da solo, non siete in due a pigiare con le dita sullo schermo. O usi un'applicazione web, sei da solo. Anche quando stai chattando con un tuo amico, entrambi siete da soli, perché sono due interazioni diverse, in contesti diversi, in luoghi diversi, non è la stessa interazione, no, in cui ho più persone. L'unico esempio che riesco a fare, l'ho già fatto la volta scorsa, di un caso d'uso con più attori, è quello appunto quando paghi al supermercato, in cui alcuni dati te li mette la cassiera, altri dati te li metti tu, il PIN del bancomat, e quindi per completare
il caso d'uso, cioè pagare, è necessario che due persone diverse interagiscano sullo stesso sistema, nello stesso momento. Però è più un'eccezione. Poi chiaramente con gli esempi riusciremo a sviluppare meglio questo concetto. Quindi il caso normale è cui hai un attore che è anche l'attore primario che interagisce e partecipa a un caso d'uso. Punto. In alcuni casi, noi non lo facciamo molto, si può anche indicare una freccia, cioè un orientamento di questa relazione di partecipazione. Cosa sta a indicare la freccia? La freccia sta a indicare chi comincia. Cioè se l'interazione è iniziata, inizia per iniziativa, scusate il gioco di parole, dell'attore, o se inizia, se parte, per iniziativa del caso d'uso, del sistema. Nella maggior parte dei casi, non metto più il 99%, ma magari metto il 95%, è l'utente che inizia un'azione, l'utente che dice voglio scrivere un messaggio, voglio fare un bonifico, voglio vedere le ultime notizie, voglio mandare una mail. E allora si collega e fa cose. A quel punto attiva quel caso d'uso, cioè si collega al sistema, sceglie quel comando dal menu, dall'icona giusta, apre l'app giusta e comincia a fare cose. Ma la prima azione, il primo passo lo fa sempre l'utente. Se l'utente non ha voglia, non gli interessa, non ha tempo, fa altro, il caso d'uso non parte da solo. Ci sono poi una minoranza di casi invece in cui il caso d'uso, cioè l'interazione, viene iniziata dal sistema. L'esempio più semplice? Squilla il telefono. Se tu eri tranquillo che dormivi, guardavi la televisione, prendevi il sole, tutto fuorché volere in quel momento rispondere al telefono. Ma lui suona. È un'interazione, è già cominciata. Un'informazione dal sistema informativo alla persona è già arrivata. Sta chiamando tizio. E allora io poi ho varie possibilità, no? Faccio vedere niente, rispondo, chiudo la chiamata, mando un messaggio per dire guarda che non posso, eccetera. Però sto rispondendo, sto continuando, no? Un'interazione, un dialogo che non ho iniziato io. Quindi ci sono dei casi fortunatamente limitati in cui l'inizio dell'interazione viene forzata dal sistema anziché essere richiesta dall'utente. Forzata con le virgolette, perché quell'utente non lo costringo mai poi fisicamente, no? Però il primo passo, il primo scambio di informazione è nella direzione sistema utente. È l'eccezione. La maggior parte dei casi il primo scambio di informazione è nella direzione da utente a sistema. E consiste nell'utente che sceglie una funzione, un'icona, una voce del menu, apre un sito, apre un'app. E quindi fornisce la prima informazione al sistema dicendo voglio fare questo. Poi il sistema a quel punto gli fornirà la videata in cui lui può inserire i dati successivi, eccetera, eccetera, a seconda di che cosa vuole. Allora, graficamente, se lo vogliamo indicare, lo possiamo indicare in questi due modi. Allora, visto che nel 90% dei casi la normalità è questa, noi possiamo dire che quando non indico la freccia, sto sottintendendo comunque la freccia da utente verso sistema. Quelle poche volte in cui è il sistema che inizia il caso d'uso, allora magari mettiamo la freccia esplicitamente verso l'attore. Ok? Quindi, per economia di inchiostro della presentazione grafica, diciamo che il caso normale, che è questo, lo possiamo considerare sottinteso. Perché è talmente la norma che... Invece l'eccezione la evidenziamo, se ci ricordiamo. In realtà poi la evidenzieremo anche in narrativa, poi quando scriveremo il contenuto lì si vedrà molto meglio qual è il passo 1, vedi chi fa le cose. Però anche a livello grafico, se ci viene in mente, lo possiamo già fare. Non c'è molto altro in termini di diagrammi. C'è la possibilità che però i vari casi d'uso in qualche modo siano in relazione uno con l'altro.
Cioè, immaginiamo che ci siano vari obiettivi che in qualche modo condividono alcuni passaggi. Se io uso il bancomat per fare un prelievo e se uso il bancomat per vedere il saldo del conto o se lo uso per ricaricare il cellulare, sono tre obiettivi completamente diversi per me. Quindi tre punti d'arrivo molto diversi. Ma so già che in tutti e tre i casi ci sarà un passaggio comune, guarda, in tutti e tre i casi ci sono vari passaggi da fare, ma in tutti e tre i casi sempre ci sarà un passaggio comune che è uguale, cioè devo inserire il PIN. Allora, anzi, per riconoscere, no, che ci sono dei passaggi, dei sottoinsiemi del caso d'uso comuni a più casi d'uso, lo si può disegnare, lo si può esprimere, rappresentando un caso d'uso, quello comune, qui parla dell'autenticazione, nell'esempio del banco ma sarebbe inserisci il PIN, che viene incluso, quindi è collegato con una relazione di inclusione, all'interno di vari casi d'uso, cioè preleva denaro o carica il cellulare. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando il cliente vuole prelevare denaro, questo è il nome di questo caso d'uso, attore vuole obiettivo, nell'interazione che l'utente deve fare con il sistema per prelevare denaro, dovrà a un certo punto anche fare, diciamo, le interazioni che sono necessarie per autenticarsi, inserire il PIN. Le stesse operazioni verranno fatte, dovranno essere fatte a un certo punto quando o se un cliente, lo stesso, uno diverso, è uguale, un utente della categoria cliente voglia ricaricare il proprio cellulare. Allora a un certo punto dovrà fare anche lui le stesse azioni. Poterlo scrivere una volta sola con questa inclusione ci fa risparmiare. Cioè, è più chiaro perché vediamo che ci sono dei passaggi comuni, obbligati, e poi quando descriveremo il dettaglio dei vari casi d'uso, la parte di inserimento del PIN non la vado a ricopiare, copia e incolla, tra il caso d'uso 1 e il caso d'uso 2, ma la descrivo a parte in un caso d'uso che si chiama autenticazione, o inserisci il PIN, e poi viene semplicemente richiamato all'interno degli altri due. Quindi ci permette di riconoscere esplicitamente le parti che sono ripetute e indicarle a parte. Ecco, una cosa che dobbiamo notare è che non c'è nessuna relazione diretta tra cliente e autenticarsi. Cioè, l'autenticazione, in questo caso, non è di per sé un caso d'uso. Cioè, non è che ci troviamo molto gasati, diciamo, e adesso vado a inserire il PIN. Mi do come obiettivo questo, perché poi sono soddisfatto di averlo fatto. No, non mi dà un obiettivo utile e comprensibile per l'utente il fatto di inserire il PIN. E infatti non è indicato come caso d'uso. Mentre questa freccia l'avevamo letta, il cliente vuole, l'abbiamo letta vuole questa freccia, prelevare denaro. Avremmo difficoltà a dire il cliente vuole inserire il PIN. Ma perché? Non ha di per sé uno scopo, un risultato da raggiungere. E infatti non è un caso d'uso. Quindi possono darsi ovviamente i vari casi, no? Le varie condizioni, può darsi che ci siano dei casi d'uso diciamo, sensati che portano a un risultato, che poi siano anche inclusi all'interno di altri casi d'uso, questo è possibile. Però la situazione più frequente è forse questa, ci sono chiamiamoli dei sottocasi d'uso che vengono inclusi in altri, ma di per sé da soli non costituiscono un vero e proprio caso d'uso. Se viene a mancare l'obiettivo dell'utente, non c'è il caso d'uso. Sono semplicemente dei passaggi, delle videate, delle richieste di informazione, degli scambi di informazione, ma il caso d'uso per poterlo chiamare tale deve avere un senso compiuto, inizia e finisce. E quando finisce l'utente
dimenticare vari dettagli perché comunque ha concluso un'azione di senso compiuto. Poi esiste anche un'altra, no? Altri tipi di relazioni, sempre, no? Stiamo imparando un po' la grammatica di questi diagrammi. Queste sono relazioni tra gli attori. E riconosciamo una freccia che abbiamo già visto quando facevamo diagrammi delle classi, è la freccia di generalizzazione, il triangolo vuoto. Allora, anche tra attori possiamo definire una relazione, anzi, molto spesso si definisce una relazione di generalizzazione, cioè di sottoinsieme. Dice che un determinato ruolo, un determinato tipo di attore, quindi un determinato insieme di persone che hanno quella prerogativa, quella caratteristica, sono anche o possono anche svolgere il ruolo di un altro attore. Qui parla di salesperson, venditore. Quindi io ho una serie di venditori che tra le funzionalità che possono usare del sistema è quella di caricare un ordine. Tra questi venditori c'è un supervisore della forza vendite, che può fare tutto ciò che possono fare i venditori, anzi, il supervisore è un venditore, ma in più può fare anche una definizione delle linee di credito, ad esempio. Quindi, qui stiamo dicendo che ci sono degli attori che hanno certi, possono partecipare in certi casi d'uso, e degli attori che sono delle specializzazioni, dei casi particolari, dei sottoinsiemi di quegli altri attori. Quindi anziché dire che il supervisore può fare questo, può fare quell'altro, immaginate che il salesperson possa fare 18 cose, io dovrei dire che il supervisor, lui può fare anche tutte quelle 18 cose, più altre cose che sono solamente sue. Però è molto meglio dire che il supervisor è anche un salesperson. E quindi, essendo anche un salesperson, il fatto di essere supervisor ti rende anche automaticamente salesperson, e quindi automaticamente hai accesso a tutte queste funzionalità. E molto spesso abbiamo delle gerarchie di ruoli. Quando parlavo di ruoli la volta scorsa ho fatto qualche esempio, ma pensando ad esempio a Facebook. Tu puoi pensare di avere un tipo di utente che è l'utente registrato, che può fare certe cose, ma puoi avere anche l'amministratore di un gruppo o l'amministratore di una pagina, che possono fare altre cose, ma un amministratore di gruppo è anche un utente registrato, cioè nel momento in cui tu agisci come amministratore di un gruppo o di una pagina, puoi fare non solo tutte le cose che puoi fare come amministratore, ma anche quelle che puoi fare come utente. Allora, in quel caso, tra questi vari tipologi di utenti, c'è proprio una relazione di questo tipo. Si può pensare a una gerarchia di utenti in cui quello più in alto è quello che può fare meno cose, è quello meno privilegiato. Poi man mano che specializzo, restringo i sottoinsiemi, cioè ogni volta che passo da un generale al particolare, ho un sottoinsieme che è più piccolo, ho un insieme di persone più limitato, che avranno dei privilegi maggiori. Quindi di solito più sei in basso nella catena di generalizzazione, più sei potente, più puoi fare cose. Chi è più in alto di tutti? Tipicamente l'utente anonimo. Cioè uno arriva sul sito, cosa può fare? Niente. Oppure magari può registrarsi, oppure può vedere la parte pubblica. La parte pubblica comunque possono vedere tutti, tutti quelli che stanno sotto. Ma chi sta in alto può solo fare quello e nient'altro. Poi avrò l'utente registrato che può fare tutto ciò che fa un utente non registrato più altre cose. E così via. Quindi non è infrequente vedere un albero di ramificazioni di questo genere.
utente non registrato, utente registrato, utente registrato può essere il cliente, il fornitore, e magari possono andare su rami diversi. Quindi noi ci chiediamo quali sono le figure, gli attori, che possono interagire col sistema e che relazioni gerarchiche ci possono essere tra questi tipi di figure. E quindi creiamo una rete di generalizzazione tra utenti. C'è un'altra sorta di generalizzazione che si chiama estensione, invece, che possiamo fare tra casi d'uso. Non confondiamola con l'include di prima, perché è una bestia diversa. L'estensione di casi di studio, di casi d'uso, indica una situazione in cui un caso d'uso comprende completamente un altro caso d'uso più piccolo e lo estende, cioè ne aggiunge dei passi. Pensiamo, questo è un esempio di un frammento di un diagramma di casi d'uso relativo a un sito di e-commerce. Allora, sito di commercio elettronico, io quello che posso fare è andare e guardare i prodotti, caso d'uso di sopra, sfoglia il catalogo. Ecco, caso d'uso in cui l'utente interagisce, no, ci riconosciamo, no? Andiamo a dare un'occhiata a cosa c'è di sopra? Si può fare, è un obiettivo. Oppure posso andare a comprare un prodotto. So già qual è, magari mi è già arrivato il link nella mail, oppure me l'ho salvato, oppure sono sicuro di quale sia, lo so già, l'ho già deciso, quindi devo semplicemente ordinarlo e comprarlo. E allora, ok, ho le idee chiare, vado, lo compro, 20 secondi, ho finito. Inserisco pagamento, indirizzo di destinazione, sa, conferma. Sono due casi completamente diversi. Uno è esplorativo, vado a fare un giro, ma come entrare nel negozio, ha bisogno, no scusi, do un'occhiata in giro, va bene, buongiorno, se ha bisogno mi chiami. Oppure ho un oggetto, vado alla cassa, lo pago. Online succede la stessa cosa. Ma in realtà sia online che nel mondo fisico, il comprare un oggetto può essere un'estensione dello sfogliare il catalogo. Cioè, mentre guardo prodotti, così tanto per curiosità, per passare il tempo, perché voglio, visto che scelgo io quali sono i miei obiettivi, posso trovare un oggetto che mi piace. Allora decido di comprarlo. Però non è che esco dal sito e rientro di nuovo e vado, sono una funzione sfoglia il sito, e poi, ah, bello questo, mi piace. Allora torno magari nell'home page e vado da un'altra parte con scritto compra un oggetto. Ma direttamente all'interno della funzionalità di sfogliare il catalogo ho la possibilità di saltare a un caso d'uso diverso. Nel cercare i prodotti bisogna darsi sempre il bottone aggiungi al carrello o acquista. Questo mi fa cambiare caso d'uso, mi fa cambiare l'obiettivo. No, io anche mentalmente, prima il mio obiettivo era sfoglio, cerco un prodotto, dopo il mio obiettivo comincia, cambia e diventa lo voglio comprare. E quindi so che lo stessi, fino a un attimo prima, finché non avevo trovato quel prodotto che mi piaceva, mai più avrei pensato di dover inserire la carta di credito, l'indirizzo di spedizione, andare a vedere le date di spedizione, eccetera, no? Perché io pensavo ad altro. Poi ho trovato questo e coscientemente decido di passare a fare una cosa diversa, perché mi interessa in quel momento fare una cosa diversa. Allora, ci sono dei passaggi interni, diciamo pure così, all'interno del sistema informativo che mi permettono di passare da una funzione a un'altra. Quindi mentre l'utente sta svolgendo questo compito, può passare su un sistema, su un caso d'uso correlato che in qualche modo ne estende l'esperienza del primo. In questo caso il caso correlato estende quello in cui mi trovavo precedentemente.
Quindi attenzione all'ordine di questa freccia, cioè l'utente prima va qua e poi passa sotto, ma la freccia estende va da sotto a sopra. In qualche modo questo è quello più piccolo e questo è quello più grande, by product comprende anche browse catalog, può con può, perché poi l'utente ovviamente è libero di farlo. Sono due differenze rispetto all'include di prima. Beh, la prima banale è la direzione della freccia, che quello aggiuntivo nell'include è la destinazione della freccia, questo include quell'altro, mentre all'extend la freccia va forse al contrario, perché mentre sono su browse catalog posso scivolare su un'estensione e la freccia va verso browse catalog, non fuori, quindi devo andare controcorrente rispetto alla direzione della freccia, ma questo, se vogliamo, è un dettaglio di orientazione. Si chiama in modo diverso, quindi non è che non siamo obbligati a confrontare le frecce dell'uno e dell'altro, sono due cose diverse. Ma l'altra differenza più significativa è che in questo caso browse catalog e by product sono a tutti gli effetti due casi d'uso veri, perché l'utente può voler fare il primo, può voler fare il secondo, e sono entrambi casi d'uso completi, ciascuno col proprio obiettivo, ciascuno con le proprie modalità, con i propri passaggi di interazione necessaria, e in più può, mentre fa il primo, decidere di passare al secondo. Mentre invece nel caso dell'include di prima dicevamo, ma non ha quasi mai senso che l'utente si ponga come obiettivo del caso d'uso il pezzettino incluso. Mentre qua sono casi d'uso veri e ci permettono di dare, diciamo così, una sorta di navigazione secondaria all'interno del sito, passare da una sezione del sito, del sistema informativo all'altra, mantenendo il contesto di ciò che stavo facendo prima. Anziché ricominciare da capo e ricominciare, ripartire, allora posso proseguire. Quindi queste sono grosso modo le estensioni, cioè le tipologie di relazioni che possiamo avere. C'è semplicemente un esempio dove provano a mettere tutte insieme e ci fa vedere che possono esserci nel sistema informativo più attori diversi, il cliente, l'impiegato, la banca, intesa come sistema informativo esterno, che in qualche modo svolgono ciascuno, no, vari sistemi informativi, vari casi d'uso, che poi a loro volta si possono includere o meno. Ma noi faremo l'esempio sul nostro studio medico, così entriamo più sul concreto, su un progetto che abbiamo già visto. Ecco, solo, puntualizziamo ancora, solo una differenza, che è quella del livello di dettaglio a cui vogliamo descrivere le cose. E noi definiremo tre livelli di dettaglio: il livello summary, il livello user goal e il livello subfunction, dove praticamente la maggior parte del lavoro lo faremo a livello user goal. Sono tre livelli di dettaglio crescente in cui posso descrivere le cose. Se immaginate un sistema di posta elettronica, uno dei casi d'uso a livello summary potrebbe essere gestisci i messaggi, perché poi c'è un altro gestisci i contatti, poi c'è un altro gestisci l'account, poi potrebbe esserci un altro gestisci il calendario, ammesso che il calendario sia integrato nel sistema di posta elettronica, e così via. Queste sono tutte funzioni che il sistema informativo posta elettronica mi offre. E le posso dire come obiettivo: adesso voglio andare a gestire i contatti. Ci sta. Quindi questo mi definisce un pochino le macro aree funzionali del sistema informativo, a livello summary. Ma poi questo gestisci i contatti o gestisci le mail, da solo non basta.
Cosa vuol dire gestisci i contatti? Vuol dire visualizzali, vuol dire crea uno nuovo, vuol dire cancella un contatto, modifica i dettagli di un contatto esistente, unisci due contatti perché in realtà sono la stessa persona, l'avevo iscritta due volte, cerca duplicati, sincronizza con Google, cioè, c'è una serie di altre funzioni di dettaglio che costituiscono i singoli obiettivi user goal. Cioè i singoli obiettivi dell'utente nel momento in cui lui è entrato nel gestisci i contatti. Quindi, quando io ho un sistema informativo che ha fatto di quattro funzioni, mi basta semplicemente la vista user goal, cioè le singole cose che l'utente può fare. Quando ho un sistema informativo che ha fatto invece di molte funzioni, conviene innanzitutto definire quali sono le aree funzionali, le macro funzioni, è quello che chiamiamo livello summary. Quindi quali sono le aree funzionali, quali sono gli attori che hanno accesso alle varie aree funzionali. Poi, per ciascuna area funzionale, per ciascun summary, faccio un dettaglio degli user goal, cioè delle singole, delle specifiche attività che l'utente, quell'utente a questo punto, può utilizzare. Poi c'è il livello sub-function, che è un livello di dettaglio ulteriore rispetto agli user goal. Normalmente nel livello sub-function ci mettiamo i casi d'uso inclusi, cioè i singoli passaggi, i singoli dettagli che fanno parte di un caso d'uso. Quindi il livello principale, quello, se vogliamo, a cui pensavamo sempre quando avevamo definito il caso d'uso, no, come un'interazione tra sistema utente che porta l'utente a raggiungere il proprio obiettivo, è il livello user goal. Ma esiste anche un livello sopra, più generico, e quasi sempre il verbo che mi viene da dire quando disegno un diagramma di livello summary è gestisci, generico, fai cose in quest'area. No? E poi esiste anche il livello sub-function, che è quello del, se vogliamo, dei dettagli che vengono quasi sempre sottocasi inclusi. Quindi a livello summary, di fatto parliamo di casi d'uso ampi, che a loro volta in qualche modo includono, comprendono vari casi d'uso di livello più basso. È un po' come fare un indice, dividere per categorie e per argomenti questo indice. A livello grafico, per indicare che un caso d'uso lo intendiamo a livello summary, metteremo lo stereotipo summary all'interno dell'ovale. Scriviamo summary, così si riconosce che il cliente può eseguire delle transazioni. Rispetto a il cliente può ottenere delle informazioni. Qui c'è una differenza. Informazione è semplicemente qualcosa di informativo, mentre transazione è qualcosa di dispositivo in cui effettivamente il denaro magari si trasferisce. E quindi potrebbero avere delle regole diverse di funzionamento. Poi ovviamente, che dire che il cliente può fare delle transazioni, se non dico quali sono queste transazioni che può fare, non ho ancora detto molto. E questo lo farò a livello di user goal, dove vado a prendere l'attore primario, che quasi sempre è l'unico attore, ma continuiamo a chiamarlo primario. Se abbiamo detto che nel 99% dei casi, in un caso d'uso, c'è un attore solo, e lo chiamiamo attore primario, anche se è da solo, è primario di se stesso, poverino. La terminologia rimane, no? All'inizio parlavamo in generale di un attore primario e di attore di supporto, quando quelli di supporto non ci sono, quello primario continuiamo a chiamarlo primario. Quindi quando c'è un attore partecipa a un caso d'uso, in realtà quello è l'attore primario di quel caso d'uso, che diventa contento nel momento in cui l'obiettivo viene raggiunto. Mentre a livello sub-function ci sono poi le cose più di dettaglio, o che sia necessario o utile evidenziare perché sono ripetute, quindi per ragioni di riuso, oppure perché sono dei passaggi critici che vogliamo spiegare meglio e allora li esplodiamo da qualche parte. Sub-function sono a livello sottofunzione. E quindi anche qua, per distinguere i vari casi d'uso di livello user goal o di livello sub-function, lo possiamo fare anche qua indicando gli opportuni stereotipi all'interno dei blocchi, dove, come sempre, per economia, possiamo lasciare sottinteso il caso più comune, che è quello user goal. Quindi se non scriviamo nulla, così come non c'era scritto nulla su tutti i diagrammi che abbiamo visto prima di questi, sottinteso user goal. Se
Se invece vogliamo indicare che è un caso d'uso a livello summary, a livello subfunction, cerchiamo di scriverlo. Vedete che in questo diagramma di esempio i subfunction sono tutti oggetto di include, mentre invece gli altri erano casi che abbiamo già visto prima, erano di livello user goal. Proviamo a passare a un esempio in cui applichiamo questi diagrammi, tanto per mettere in pratica, non riesco più a uscire da PowerPoint, ecco. Tanto per mettere in pratica questi concetti, no? Noi ci ricordiamo, nostro malgrado, ci ricordiamo ancora l'esercizio sullo studio medico, no? L'esercizio sullo studio medico, avevamo questi pazienti, inserivano una richiesta con le alternative, il sistema faceva del lavoro, il paziente poteva rispondere, eccetera, eccetera. C'erano questi due grossi attori, il paziente e il sistema informativo, ma c'era anche un'altra parte, l'attore medico, che faceva delle cose. Quindi se noi volessimo, ricordiamoci qual era lo scopo dei diagrammi che abbiamo fatto finora. Il diagramma delle classi aveva lo scopo di esplicitare qual è l'informazione gestita dal sistema. Cosa sa il sistema? I diagrammi delle attività hanno lo scopo di esplicitare i vincoli logici, logico-temporali, che si devono imporre tra le varie operazioni che il sistema può fare. I casi d'uso invece diranno quali sono le operazioni che gli utenti possono fare col sistema. I casi d'uso e le attività sono molto collegate, cioè devono raccontare la stessa cosa, solo che il caso d'uso ha il punto di vista su che cosa l'utente può fare, fregandosene di quelli che sono i vincoli. Ma sì, ma per fare questo devi prima fare quell'altro. Non lo dico, il caso d'uso non lo dice. Il caso d'uso è un catalogo. Tu puoi fare tutte queste 100 cose. Magari in ogni momento non puoi fare tutte 100 perché alcune richiedono di completare certe altre azioni prima. Ma il catalogo comunque è quello. E poi dall'altra parte, nell'attività, ho le regole che ti dicono quali funzioni in questo momento è lecito poter svolgere. Sono abilitate per te in quel momento, perché sei arrivato in quel punto nel processo, perché il tuo token ti permette di farlo, o ti richiede di farlo. Finché non dai, qui non c'è scritto, ma finché non dai conferma dell'appuntamento non ne puoi chiedere un altro, ad esempio. Quindi è vero che puoi confermare se era un caso d'uso, richiedere un appuntamento se era un caso d'uso, ma non posso confermarlo se non l'ho richiesto e non posso richiedere un altro se non ho confermato quello vecchio, ad esempio. Potrebbero essere delle regole che fanno sì che i casi d'uso ci sono, ma non sempre sono accessibili, attivabili, perché ci sono delle regole logiche espresse qua nell'attività. Allora, proviamo a pensare in termini di utente, allora. Creiamo un diagramma, che è un diagramma dei casi d'uso, ovviamente uno di quelli che Asta supporta. E pensiamo a chi sono gli attori. Gli attori di questo caso d'uso sono due. Cioè di questo caso d'uso, perdono, di questo sistema, gli attori sono gli attori del sistema nel suo complesso. Un attore che è il, come l'avevamo chiamato? Paziente. Adesso se io provo a scrivere paziente, si arrabbia, perché paziente è già il nome della classe. Quindi dice, no, ma mi chiami paziente sia un concetto sia un attore? Allora qua chiamiamolo diversamente, io normalmente ci metto davanti un at paziente per ricordarmi l'attore paziente. Il fatto che lui si arrabbi se cerca di dare lo stesso nome mi ricorda ancora una volta che questo rappresenta l'essere umano che svolge il ruolo di paziente. Questa classe non è l'essere umano, è il foglio di carta su cui ci sono scritte le informazioni su quel paziente. Informazioni su, ricordiamoci sempre, lo ripeto perché l'avevamo detto
a sufficienza quando parlavamo di diagrammi delle classi, ma per non dimenticarcelo da quale esame, ogni mese almeno una volta dobbiamo dire. È l'informazione a proposito del paziente, che ovviamente non è la stessa cosa del paziente come attore, che fa cose. Un pezzo di carta su cui c'è scritto il mio nome non fa le cose che faccio io, anche se vorrei che a volte alcune cose le facesse. Non funziona, ci ho provato. E questa incompatibilità di nomi è una delle sfumature di questa diversità di concetti. Quindi chiamiamo attore, si chiamava medico l'altro, vero? Medico. Vedete che io sul diagramma delle classi torno sempre perché quello è il mio dizionario, il mio glossario, mi dice come si chiamano le cose. Act, medico. Ovviamente nel dizionario di progetto saranno comparsi. Vieni fuori. Perché non vieni fuori tanto piano? Sono comparsi insieme alle classi che già c'erano, vedete che ci sono dei nuovi tipi di oggetti che questa volta sono i attori. L'attore ha sempre questa forma di omino. Dopodiché, pensiamo a livello summary. A livello generale, quali sono le macro funzioni che svolge il medico? Quali sono le macro funzioni che svolge il paziente? Quali sono le macro funzioni che svolgono entrambi? Allora, beh, una macro funzione, adesso qui mi allargo anche un pochino rispetto a quello che era il testo. A livello summary, altrimenti non abbiamo niente da scrivere. Ma ragioniamo su quel sistema di prenotazione in generale. Beh, sicuramente una cosa che fa il paziente, che invece è il cuore del testo, era gestire la prenotazione. E questo è un caso d'uso detto così a livello summary. Magari con l'A si scrive summary, che dite? Gestire vuol dire fare la prenotazione, confermarla, tutto il discorso della lista d'attesa, eccetera, eccetera. Sono tante azioni diverse dentro, no? Però fanno tutte capo a un'unica famiglia. Poi possiamo avere un altro, sempre ragionando a livello summary, un'altra area che potrebbe essere consultare calendario. Quindi vedo quali medici sono liberi in quale giorno, quali sono le visite programmate, quali sono le specialità. Allora il giovedì pomeriggio c'è l'oculista. Questa è un'attività che può fare sia il paziente, o meglio, un insieme di attività, siamo sempre a livello di sì, che può sia servire al paziente sia al medico. Anche il medico potrebbe voler dire, aspetta, guarda un attimo, ho una giornata libera, in quel giorno lì potrei venire, oppure se io sono un oculista, ci sono già tre oculisti, è inutile che venga lo stesso giorno, vado in uno diverso. Quindi è un'informazione che può servire ad entrambi. Poi magari con sfumature diverse, qui parliamo di macro aree, ma poi magari lì dentro ci sono alcune cose che il medico può fare, il paziente no, viceversa, lo vedremo quando entriamo nel dettaglio. E poi cosa può fare solo il medico, ad esempio, è gestire le proprie disponibilità.
Questo ci dice tra l'altro che consultare il calendario è un'operazione che è possibile solamente per utenti registrati, per utenti che abbiano fatto il login. Un utente che non abbia fatto il login non può consultare il calendario. Così c'è scritto qua. Perché? Perché se qui c'è scritto che questo è paziente, è un paziente, vuol dire che è un utente di cui io so i dati. E se il sistema informativo sa i miei dati, che in quel momento sa chi sono io, è perché ho fatto il login. Non è che mi riconosce telepaticamente. Quindi tutte le volte che come attore indichiamo una figura ben precisa, significa che a monte il sistema informativo ha identificato quella persona e ha detto che quella persona fisica poteva effettivamente avere quel ruolo. Era tra i pazienti dello studio, era tra i medici dello studio. Quindi per questo nei casi d'uso noi non mettiamo, non vediamo mai il caso d'uso fai il login, o inserisci le credenziali o fatti riconoscere, eccetera. Perché questo deve avvenire ovviamente, ma deve avvenire a monte. Perché se io non so chi sei, non so neanche quale interfaccia mostrarti, quali comandi farti rendersi disponibile. Prima devo sapere chi sei. A parte che fare il login non è mai un caso d'uso, perché non è che uno si diverte, faccio il login in 10 siti così mi diverto come un pazzo. No, no. Però non è neppure, non deve essere neppure parte di un caso d'uso, perché nel momento in cui dico l'attore primario è un paziente, vuol dire che a monte l'ho riconosciuto e identificato come paziente. E se voglio indicare un'azione che può fare chiunque, come ad esempio vedere informazioni sullo studio, che so, vedere informazioni di nuovo è generico, però potrebbe essere vedere, vedi l'elenco dei medici, vedi l'elenco delle specialità, vedi gli orari di apertura, cose di questo genere, sicuramente non ci sarà, vedi l'elenco dei pazienti. Questo lo possiamo rendere pubblico. Mettiamolo qua sopra e quindi parliamo di utente anonimo o generico, chiamatelo come volete, che può fare queste, può accedere a una serie di funzionalità, una serie di casi d'uso che sono riassunte al di sotto di questo sommario vedere informazioni sullo studio. E ovviamente un paziente già registrato può fare anche tutto ciò che poteva fare un utente anonimo, così come anche il medico, se si dimentica qual è l'orario di apertura dello studio, può fare tutto ciò che può fare un utente anonimo non registrato. Un paziente è un tipo di utente generico o anonimo. Un utente di tipo medico è un tipo di utente generico, tipo molto più specializzato, può fare molte più cose. Quindi questa potrebbe essere la vista d'insieme a livello summary delle macro funzionalità, delle macro aree funzionali del nostro sistema informativo. Quindi questo diagramma qui, anziché chiamarlo semplicemente use case diagram, lo possiamo chiamare, qua sotto si rinomina, summary. Dopodiché questo livello summary ci dà un indice di varie pagine all'interno di ciascuna delle quali possiamo andare a dettagliare gli user goal. Quindi, ad esempio, prendiamo questa che è quella più ricca, gestire la prenotazione. Ok, un paziente può accedere ai casi d'uso che ricadono nel concetto generico del contenitore gestire prenotazione. Allora potremmo fare un altro diagramma specifico su quello.
un diagramma che a questo punto possiamo chiamare uno use case, si chiamava già dimenticato, gestire prenotazione, in cui il paziente, che è lo stesso attore del caso d'uso a livello summary, ovviamente sarà lui che dovrà agire a livello user goal, in quest'altro diagramma use case gestione, gestire prenotazione, elencherò i singoli casi d'uso a livello user goal offerti dal sistema nell'ambito della gestione delle prenotazioni da parte dei clienti, dei pazienti. E quindi quale potrà essere? Eh beh, a questo punto è facile, perché ci basta abbastanza ripercorrere, sono stupido, scusate, perché ho creato un diagramma, ma non è un diagramma di casi d'uso, ho sbagliato. Mi è scappato il mouse, ho fatto il diagramma delle classi, non il diagramma di casi d'uso. Use case, gestione, prenotazioni, in cui ci mettiamo il paziente, non mi trovavo l'icona nel caso d'uso sopra. Allora, qui in qualche modo ripercorriamo, o ce lo guardiamo sott'occhio, oppure ripercorriamo mentalmente il processo. E cosa può fare il paziente? Può fare una richiedere prenotazione. O inserire una prenotazione, chiamatelo come volete, mettiamo inserire. Un paziente vuole inserire una prenotazione. Allora questo, vedete che è molto più specifico che non gestire le prenotazioni, che gestire può voler dire di tutto. Inserire è una cosa che, ok, adesso inizio, inserisco dei dati e poi terminerò di fatto dicendo accetto quella data che il sistema ha proposto, oppure accetto di essere messo in lista d'attesa. Ma in entrambi i casi è finita lì l'inserimento della prenotazione. Poi quella prenotazione può avvenire già confermata oppure può essere ancora in lista d'attesa. E infatti un'altra cosa che potrò fare sarà accettare quando vengo chiamato per un appuntamento, ricordate il meccanismo per cui quando si libera un buco in lista d'attesa l'utente deve confermare oppure meno. Quindi confermare appuntamento liberato, in lista d'attesa. Questa è un'altra cosa che l'utente può fare, il paziente può fare. Così come un'altra cosa che il paziente può fare, su cui avevamo discusso parecchio, era cancellare una prenotazione. Ma poi ovviamente avremo anche visualizzare le proprie prenotazioni. Nel testo non c'era, non avevamo parlato, ma è ovvio che ci dovrà essere nel sistema informativo, quindi se vogliamo essere completi. E tutti questi casi d'uso rientrano nel macro, nella macro area, nel macro caso d'uso, gestione e prenotazione. Noi sappiamo già, perché ci abbiamo già ragionato parecchio a livello di diagramma di attività, che questo caso d'uso, confermare appuntamento di lista d'attesa, è un caso d'uso che viene iniziato dal sistema. Perché il sistema che ti manda il messaggio, tu devi rispondere entro i 15 minuti, vi ricordate? Quindi, visto che già lo sappiamo, possiamo indicarlo anche graficamente, scegliendo qua la freccia. Tutti i casi d'uso sono iniziati dal paziente, tranne quello della conferma, o non conferma ovviamente, dell'appuntamento di lista d'attesa, che è un caso d'uso iniziato dal sistema e quindi lo indichiamo con quella freccia, cioè la prima interazione all'inizio del sistema. Tutti questi casi sono casi di, a livello user goal, dove effettivamente c'è un obiettivo
specifico e concreto che l'utente può raggiungere, e quindi per sottinteso non potremmo indicare in ciascuno di questi casi lo stereotipo user goal, ma siamo messi d'accordo che lo possiamo lasciare sottinteso perché è la condizione normale. Ecco, a livello di terminologia conviene sempre, poi vedremo meglio perché quando faremo il dettaglio, la descrizione del dettaglio, conviene sempre dare al caso d'uso un nome che descriva che cosa succede quando il caso d'uso ha successo, avviene, termina con successo, cioè quando l'obiettivo viene raggiunto. Quindi è vero che quel caso d'uso, confermare l'appuntamento in lista d'attesa, sì, lo so che magari conferma oppure no, okay? Può darsi che non confermi, però il caso positivo qual è? Il caso di successo qual è? Quello che lui confermi. Allora chiamiamo così il caso d'uso. Così abbiamo ben chiaro qual è il percorso che ci porta al successo. E poi, nell'analizzare il dettaglio del caso d'uso, vedremo tutti gli altri possibili percorsi alternativi, cosa può succedere invece in alternativa al successo. Magari l'utente risponde no, magari l'SMS non arriva, magari non risponde in tempo. Sono tanti motivi per cui non, si potrebbe non arrivare al successo. Così come in serie di prenotazioni, magari c'è un dato sbagliato, magari non ci sono medici disponibili, magari la lista d'attesa è troppo lunga per cui non ti lascio neppure inserire perché aspetteresti comunque 8 mesi, e allora alla fine è possibile che tu quella prenotazione non arrivi ad inserirla, non arrivi a raggiungere il tuo obiettivo. Ma in ogni caso noi stiamo descrivendo, stiamo dando il nome a un caso d'uso, cioè stiamo dando il nome a un obiettivo che vogliamo raggiungere. Quell'obiettivo lo vediamo sempre in senso positivo. Se tutto bene, che vuole fare l'utente? Perché se è vero che questa freccia di questa linea di partecipazione la leggiamo sempre col verbo volere, il paziente vuole inserire la prenotazione, beh, il paziente vuole raggiungere l'obiettivo, consapevole che magari non ci riesce. Ma non metteremo il paziente vuole provare, chissà se riesce a inserire la prenotazione. Oppure il paziente vuole confermare oppure non confermare l'appuntamento. Non c'è un vuole, non c'è un obiettivo da raggiungere, no? Che lo rende soddisfatto. Quindi, sono dettagli, per carità, però ci aiutano poi, diciamo, a essere coerenti con ciò che scriviamo sui vari livelli. Oggi ci fermiamo qua.